È sabato, sono quasi le 11:30, quindi direi di prepararci insieme. Prima di tutto pettino i capelli perché, cioè, sono un disastro. Ok, ho dovuto tirare la tenda perché c'era troppo sole. Comunque ho i capelli tutti elettrici, non so perché. Intanto li raccogliamo per fare skin care. Quindi vado a fare tipo così uno chignon in questo modo. E poi lo fisso qui con un mollettone. In questo modo è bello fisso, tirato indietro. Adesso vado a lavarmi i denti. Tra l'altro ieri sono diventata tipo alle 10:30, 11. Ma non me ne sono neanche accorta, cioè ero talmente stanca, dovevo ancora in realtà fare tutto, dovevo fare skin care, dovevo mettere i miei tutti i capelli, ma non ho fatto nulla perché appunto mi sono addormentata. Top. Ok, adesso vado a fare la doppia versione appunto perché ieri non l'ho fatto, quindi vado a utilizzare questo olio e la mousse. Ok, adesso devo fare skin care. Inizio con il tonico. Questo è il mio solito che uso da ormai più di un anno, all'acqua di rose. Mi piace tanto perché è rinfrescante, è super leggero. Vorrei provare però un tonico coreano, però mi sa che prenderò ancora un'altra confezione di quello appunto all'acqua di rose e poi lo proverò, insomma. Non so ancora bene quale prendere, forse quello di Anua, non lo so, quindi consigliatemene. Tra l'altro sto congelando perché mi hanno aperto tutte le finestre, tutte le porte per far passare aria e io sto ghiacciando letteralmente, ma vabbè. Non vi avevo forse ancora detto, ma che sto provando il contorno occhi di Astra. Devo dire, mi sta piacendo molto. L'ho voluto comprare perché questo qui di Bioma, che è il mio preferito, lo sapete proprio della vita, è finito. Dopo circa un annetto è finito. Io vi giuro, l'ho utilizzato ogni mattina, dico ogni mattina, da tipo dicembre del 2023. Infatti qui avevo scritto la scadenza che era dicembre 2024, proprio perché me l'hanno regalato verso Natale. Ma io vi giuro, ci è durato tantissimo, comunque un anno è molto. E niente, è davvero il miglior contorno occhi che io abbia mai provato. In più non costa nemmeno troppo, costa sui 15 euro mi sembra. Quindi se non sapete che contorno occhi provare, io ve lo straconsiglio questo qui appunto di Bioma. Adesso appunto sto utilizzando questo di Astra, oddio, mi è entrata una ciglia nell'occhio, ok? Che è molto bello. È molto simile come consistenza, forse questo è un po' più liquidino. E l'unica cosa è che questo non è sgonfiante, mentre questo lo era ed era anche super rinfrescante, con una texture bella fresca. Però comunque devo dire che anche questo mi sta piacendo molto. Forse anche un po' meno idratante perché, cioè, già lo sento super assorbito, invece questo era bello ricco. Ora andiamo con la crema solare, che pure questa mi sta finendo, cioè vabbè. Anche questa ve la straconsiglio, cioè appena mi finirà io la ricomprerò all'infinito perché è davvero stupenda, è quella di Skin 1004. Ha la centella asiatica al suo interno ed è fantastica, cioè veramente. È la Yellow Sika Water Fit Sun Serum. Vabbè, vi metterò la foto. Infatti proprio come dice il nome, sembra di mettere acqua sul viso, sembra di mettere un siero. Cioè non si sente nemmeno sulla pelle. È iper leggera, ma comunque fa il suo dovere, anche perché appunto è un SPF 50+. Questa l'ho presa, se non sbaglio, a... oddio, sapete che non lo so, almeno tipo giugno, secondo me. Forse anche maggio. E adesso che siamo a novembre, oddio, domani è il 6 dicembre, cioè io la metto ogni giorno e sta iniziando appunto a finire. Vado con questo lip oil di Lavello. Tra l'altro ho un taglietto sul labbro perché ieri stavo impacchettando dei regalini e stavo strappando lo scotch con la bocca appunto perché ne avevo preso un pezzo troppo grande,
e volevo appunto dividerlo in due. Il problema è che mi si è appiccicato lo scotch sul labbro e tirando cioè è venuto via quel pezzo della, cioè, della pelle insomma sopra, quindi è uscito tutto sangue, vabbè. Quindi andiamo a disidratare bene le labbra, anche perché me le sento super secche, super piene di pieghette. Allora, adesso mi rivesto e dopo ci andiamo a truccare. In realtà non devo fare quasi nulla, cioè viene un amico di mio fratello a mangiare qui a casa, però mi devo dare una sistemata perché vi giuro mi vedo orrenda. E adesso mi metto l'outfit. Credo che andrò a mettere questi pantaloni della tuta con la felpa grigia, che non è proprio lo stesso identico grigio, ma dal vivo vi giuro che sembra uguale. Sotto metto questa maglietta normalissima nera. Prendo dei calzini. E adesso ci vestiamo. Ok, sì, dal video sembra super diverso la felpa, però vi assicuro che non è così tanto diverso. E sotto appunto ho messo la maglietta nera. Non mi piace questo outfit. Adesso ci trucchiamo. E usiamo anche dei nuovi prodotti, tipo il primer di Elf. Provo a metterlo direttamente sul viso. Non lo metto troppo perché in realtà, cioè, non voglio andare a fare un make-up molto pesante, quindi non mi servirà più di tanto. Però voglio anche provarlo, visto che non l'ho mai utilizzato sul viso, e vedere un po' com'è. Ok, ne ho messo un poco di più perché ne ho messo veramente pochissimo. E allora, ovviamente, vabbè, io ho preso la rotazione con la mia ciliegia, che è quella rosata, ma sul viso non cambia assolutamente nulla. È un po' più idratante in teoria di quello classico, quello azzurro insomma. Però ho voluto prendere questo perché mi ispirava un pochettino di più. Adesso lo facciamo asciugare e poi vediamo l'effetto grip. Io ne ho messo veramente poco in questa zona. Per le prossime volte sicuramente ne metterò un po' di più. Allora, al tatto si sente comunque un po' l'effetto grip. Se però lo appiccicare qualcosa secondo me non starà perché ne ho messo davvero poco, ma... Oh, un po' comunque sta, eh. Ma perché veramente ne volevo io poco. Dopo alla fine fisseremo con il fissante della Elf sempre. Vado con il correttore, tra l'altro ne ho preso un altro nuovo di questo perché mi sta finendo e in più il pack si è tutto sporcato. Però nonostante ciò lo continuerò a ricomprare perché mi piace veramente molto come correttore. Cioè ha una bella coprenza, però risulta comunque molto leggero sul viso. Quindi per me è assolutamente approvato. Il pack sarebbe un po'... Però vabbè, costa 3 euro, non ci possiamo lamentare. Fisso con un fissante che non fisso. Vabbè, va nella spugnetta con un fissante che non uso, che è il Fix It and Last 18 Hours di Essence. Che in realtà, prima di comprare quello di Elf, usavo una volta ogni tanto, perché non mi fa impazzire. Ha un buonissimo profumo, ma non mi fa impazzire. È troppo bagnato proprio, cioè... Anche applicandolo sul viso fa veramente dei goccioloni sul viso, quindi non mi piaceva molto. E quindi lo utilizzo solo per bagnare le spugnette se appunto non l'ho fatto con l'acqua. Tra l'altro devo anche assolutamente lavarle perché devo sapere che non le lavo. Vado a dare un po' di colore con questo blush di Shiglam, non ne vado a mettere tanto perché... Boh, perché? Vado a sfumare. Ok, in questo... modo così molto naturale, questa è la colorazione Rose Ritual Cifretta Time e andiamo a passare. Iniziamo le sopracciglia. Tra l'altro, cioè, questa notte a mezzanotte sarà il 1° dicembre, quindi questa sera mi devo assolutamente guardare un film di Natale, non so però quale, ma vedremo. Adesso combo di lentiggini più illuminante in stick. Mascara, questo qui. Ok, ciglia fatte. Ok, baby. Matita labbra. Togliamo però il foil. Queste matite sono letteralmente burro. Vado dentro con un lip oil di Elf e fissiamo il tutto. E siamo pronti.